Ciao ragazzi e bentornati qui su Basement Tech. Oggi siamo qui per farvi vedere questa postazione PC definitiva, perché una postazione PC in realtà non lo è una postazione per qualsiasi cosa. Come sapete, ogni tanto ci piace sbizzarrirci un po' e metterci al lavoro su qualche nuovo desk setup, quindi mettere insieme accessori, PC e cose per creare qualche postazione che sia, diciamo, accattivante e soprattutto utile. Abbiamo fatto dei video con postazioni per PC, con postazioni per portatili, postazioni per giocare. Questa volta abbiamo deciso di fare le cose un po' più in grande e abbiamo deciso di collegare a questo monitor tutto quello che potevamo pensare di collegare. Tutto. Tutto il discorso è nato, diciamo, intorno a un monitor. Infatti BenQ ha deciso di mandarci il suo nuovo monitor, che è pensato, diciamo, per l'intrattenimento. Quindi è un monitor che non eccelle, diciamo, in nessuna categoria. Non è il monitor professionale per fare foto o il monitor con le caratteristiche migliori per giocare, però diciamo che è ottimo per fare un po' di tutto, quindi soprattutto dal lato multimediale. Quindi lo possiamo sfruttare come se avessimo un'ottima TV sulla nostra scrivania. Pensando come potevamo sfruttarlo al meglio, la cosa migliore che ci è venuta in mente è stata proprio quella di cercare di collegare tutto quello che riguarda l'intrattenimento, appunto, a questo monitor. Su questa scrivania quindi abbiamo Switch, Mac, computer da gaming, PlayStation 5 e Chromecast. Quindi abbiamo praticamente tutto quello che ci può servire davanti a un monitor. A breve vi spiegherò esattamente come abbiamo fatto a collegare tutto a questo monitor, ma prima di arrivare a quel discorso vorrei spendere 2 minuti a parlarvi delle caratteristiche di questo monitor che me l'hanno fatto apprezzare veramente di più di quello che mi aspettassi. Il pannello è un 28 pollici 4K. Abbiamo, come vi dicevo, il supporto HDR e un emulatore di HDR, quindi se riproduciamo contenuti che non hanno un HDR supportato dal monitor, comunque interviene un'emulazione che, diciamo, accentua un po' il contrasto e che si avvicina abbastanza all'effetto HDR, appunto. Oltre a questo abbiamo uno spazio di colore P3, quindi abbastanza vasto e abbastanza buono anche per lavorarci, diciamo, niente di professionale, ma comunque un ottimo spazio colore. Abbiamo poi un ingresso Type-C che ci dà la possibilità di collegarci ai computer portatili e alimentarli, quindi quello che abbiamo fatto in questo caso. Infatti il computer portatile è collegato tramite Type-C, che lo carica e trasmette, appunto, l'immagine direttamente al monitor. E per finire, una delle cose che mi ha stupito di più e che sembra banale, ma in questo caso non lo è stata la qualità audio. Solitamente, infatti, TV e monitor hanno un audio a dir poco scadente o comunque nulla di che. In questo caso, come vedete, abbiamo deciso di non mettere degli speaker esterni perché l'audio di questo monitor è incredibilmente buono. Non so come abbiano fatto a farlo, cioè lo so perché l'ho visto sul sito ma non me lo ricordo bene, c'è una spiegazione complicata. Fatto sta che effettivamente la qualità audio che esce da questo monitor è buona, cioè ci sono dei bassi, l'audio è nitido, il volume non è altissimo ovviamente, ma è super godibile sia per guardare film che per giocare. Inoltre possiamo anche decidere diversi profili audio, appunto, in base a quello che dobbiamo fare. Per esempio, se dobbiamo giocare avremo un profilo che aumenta ulteriormente i bassi, quindi per sentire i passi, quelle cose di quando si giocano gli FPS, insomma, sapete meglio di me come funziona. Giusto per farvi capire di cosa sto parlando, non so col microfono cosa si sentirà, però vi facciamo sentire la differenza tra questo monitor e un altro monitor qualsiasi, comunque costoso, che abbiamo in ufficio. I'm not gonna lie, got her hot spot on Yagi, her brain fried. Got a lady popping Zanny, got a lady popping Molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area, keep on heading. Quindi, come vi dicevo, per sfruttare al meglio questo ben di Dio di monitor, abbiamo deciso di collegarci tutto quello che potevamo volere sulla nostra scrivania. Alla fine del video vedrete una scena non editata di io che utilizzo tutto quello che è collegato per dimostrarvi che quello che abbiamo fatto è realtà e non è finzione. Non stiamo parlando di fantascienza, abbiamo creato quello che gli abbiamo detto. A questo punto vi starete chiedendo: ma come avete fatto a collegare tutto, tenendo conto che questo monitor dietro, come pregia, due porte HDMI, una USB di tipo C e un DisplayPort? In realtà la soluzione è abbastanza semplice, ovvero uno switch HDMI nascosto qui sotto. Tra le miriade di opzioni che abbiamo trovato su Amazon, abbiamo deciso di scegliere questo modello di Ugreen semplicemente per 2 motivi. Primo, non costava tanto. Secondo, sembrava solido. E terzo motivo bonus, non aveva tante cose strane, tipo telecomandi, ricevitori, che di solito fanno solo che casino. Parliamo di uno switch semplice e efficace. Abbiamo 4 canali, quindi 4 ingressi HDMI e un output HDMI, appunto, per collegarlo al monitor. Per passare da uno all'altro, semplicemente basterà premere il tasto corrispondente
sulla parte superiore del nostro controller. Nella mia esperienza ho provato qualche altro Switch HDMI più o meno costosi e in tutta sincerità questo è il migliore che ho provato, non tanto nelle funzionalità che sono veramente basiche, quanto più nell'affidabilità, nel senso questo qui effettivamente funziona sempre. Di contro abbiamo che lo switch tra un HDMI e l'altro non è istantaneo, bisogna attendere un paio di secondi, però effettivamente non mi ha mai dato problemi, funziona. Gli ingressi e le uscite HDMI supportano al massimo segnali in 4K 60 Hz, in questo caso di più non ci serviva perché il monitor appunto è in 60 Hz. Se volessimo giocare con computer a 120 Hz, questo switch ovviamente non andrebbe bene e vi sfido a trovarne uno che abbia la trasmissione a 120 Hz e che non costi un rene. Quindi, parlando un po' dello schema di configurazione della nostra postazione, abbiamo collegato allo switch HDMI PlayStation 5 e Nintendo Switch, mentre le altre periferiche sono state collegate direttamente al monitor, quindi il MacBook tramite USB di tipo C, il computer da gaming tramite DisplayPort e la Chromecast sulla seconda porta HDMI presente appunto sul monitor. Questo ci permette di passare con facilità da un input all'altro con il telecomando del monitor e quando saremo sul canale HDMI 1, quindi il canale diciamo delle console, possiamo cambiare attraverso i tasti dello switch che abbiamo sotto la scrivania. Detto così sembra tutto semplicissimo, ma ovviamente per avere una postazione che sia funzionante al 100% abbiamo bisogno di ulteriori periferiche che funzionano tutte in sinergia in base a quello che dobbiamo fare. Per esempio, per quanto riguarda il computer da gaming abbiamo bisogno delle periferiche da gaming, quindi mouse e tastiera. In questo caso abbiamo optato per una soluzione cablata perché diciamo che non credo nelle periferiche wireless da gaming, non esistono. E voi mi direte che esistono, ma io vi dico no, perché non sono da gaming, cioè come l'Australia non esiste, cioè nel senso. Abbiamo deciso in questo caso di affidarci a Mountain. Mountain che è una marca che produce periferiche da gaming veramente, veramente cazzute. In questo caso abbiamo il mouse Baccalu 67 e la tastiera Everest Max, che ovviamente hanno delle caratteristiche veramente particolari. Partendo dal mouse, è praticamente il mouse più leggero che abbia mai utilizzato. Baccalu 67 sta per 67 grammi, non ha senso. Se vi piacciono i mouse leggeri, questo è praticamente imbattibile. Grazie appunto alla struttura, diciamo, a rete su tutta la superficie, riesce a mantenere il peso molto basso e mantenendo anche appunto caratteristiche di tutto rispetto per un mouse da gaming. Infatti abbiamo DPI regolabili, ovviamente è un sensore veramente super preciso. Ma la tastiera è la vera chicca, infatti questa Everest Max è una tastiera che è modulabile, personalizzabile e programmabile come non avevo mai visto. È infatti possibile assemblarla come meglio crediamo, a partire dal tastierino numerico che può essere messo a destra, a sinistra, la console superiore che può essere messa in qualsiasi punto della tastiera e addirittura gli switch dei tasti sono intercambiabili, quindi possiamo, se un giorno cambiamo idea, passare da quelli brown ai blu ai red. Oltre a ciò, la parte interessante è quella software, infatti abbiamo la possibilità di personalizzarla come meglio crediamo. Oltre le cose basiche, quindi diciamo con luci, effetti di luci, colori, eccetera, abbiamo ovviamente la possibilità di creare delle macro sulla tastiera e la possibilità di configurare una serie di tasti che ci permettono diverse azioni, quindi per aprire diciamo dei programmi. Io per esempio qui ad ogni tasto ho abbinato un videogioco a cui gioco spesso. In più abbiamo questo controller nella parte superiore che, oltre a darci delle informazioni interessanti sul nostro PC, come per esempio l'utilizzo della CPU in percentuale, ci permette anche di controllare alcuni aspetti come il volume o per esempio la luminosità del nostro display. Se avete una tastiera veramente assurda, questa è la tastiera che fa per voi. È costosa ma è una figata pazzesca. Anche solo quei 4 tasti personalizzabili in cui possiamo cambiare addirittura l'immagine sono troppo belli, cioè mai visto una tastiera del genere. Anche i materiali di costruzione sono ottimi, infatti abbiamo la parte superiore tutta in alluminio, davvero una bomba. Per quanto riguarda invece il portatile, quindi il nostro MacBook, dovevamo trovare anche qui delle periferiche che fossero adatte e soprattutto che fossero Bluetooth, perché in questo caso non avevamo la possibilità di collegare diciamo delle periferiche fisiche al portatile. Abbiamo quindi optato per il kit MX di Logitech, tastiera e mouse, che a differenza appunto delle periferiche da gaming sono perfette per scrivere e per lavorare. Non avendo però abbastanza posto nella parte superiore della nostra scrivania, abbiamo dovuto trovare un escamotage e un posto dove nascondere queste periferiche. Abbiamo trovato quindi su Amazon questo, diciamo, scompartimento nascosto che va avvitato sotto alla scrivania. È un po' plasticoso, però vi assicuro che è veramente resistente, costa poco, è facile da assemblare e alla fine si è rivelata una scelta veramente comodissima. Per finire poi dovevamo anche trovare un posto comodo dove mettere i controller per le nostre console. Abbiamo quindi deciso di stampare due supporti 3D che abbiamo deciso di fissare sulla parte interna della cassettiera che regge la nostra scrivania. In questo modo sono comodi e soprattutto sempre a portata di mano. In descrizione, insieme ai link Amazon di tutto quello che vi abbiamo elencato, vi mettiamo anche il link al progetto di questi portacontroller che sarebbero pensati per i controller della PlayStation 5, ma abbiamo visto che vanno bene per qualsiasi tipo di controller. Quindi
compatibili sia quelli dell'Xbox sia quelli della Switch, sia anche controller di terze parti con forme più o meno diciamo diverse. Per il cable management invece abbiamo deciso di affidarci a un nuovo ritrovato della scienza moderna: dei passacavi. Però sono dei passacavi enormi con un biadesivo che regge un sacco. Per capirci, qui dentro ci stanno addirittura 3 o 4 cavi HDMI tutti infilati insieme. Vi lasciamo il link anche di questi qua sotto, perché sono veramente la soluzione a ogni male. Mai più una scrivania disordinata grazie a questi cosi. Non lo so, nel pacchetto ce ne sono tipo 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 50? Bene, spero che questo video sia stato esaustivo, di avervi spiegato abbastanza bene come funziona tutta questa accozzaglia di roba che abbiamo messo qua sopra. Nel caso vi sia piaciuto, ricordatevi di lasciare un bel like. Qui sotto nei commenti scriveteci se avete qualche soluzione migliore di quelle che abbiamo trovato noi, che i consigli sono sempre ben accetti. E noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Basement Tech.